Luce. Perché lo scontro è troppo emozionante e tu stai usando la lampada. Bentornati in una nuova serie di puntate di Naruto Shippuden. Siamo qui per finire lo scontro tra Sasori, Sakura e nonna Chiyo, che a detta di Riccardo è uno scontro illegale che non lo convince per niente. Non stanno facendo Sasori contro nonna Chiyo e Sakura, stiamo vedendo Sasori contro lo scrittore del manga. È un'altra roba, non c'entra proprio un cazzo. Va bene, non riaffrontiamo questo argomento. Secondo me ha senso, perché comunque sono in due contro uno, comunque nonna Chiyo ha il suo bagaglio di esperienze alle spalle, comunque lui magari non sta dando tutto se stesso, per cui ci può stare. Detto questo, continuiamo, vediamo fino a che punto si spingono, anche perché lo sai, in questo anime i cattivi tendono a mostrare le loro mosse un po' alla volta. Non sei d'accordo? Ok. Mettete like, iscrivetevi al canale e proseguiamo con questa serie meravigliosa. Mi stai parlando una buzzetta, vero? E riandiamo con le cose appuntite allora. Ma metti così? Beccate questo. Sembra una lezione di geometria per bambini. Sta facendo delle forme, boh, bananissime. Stava facendo. Dai un cazzotto a questo, vai. Che poi io punterei alla nonna, sinceramente. Vuole essere corretto, evidentemente. È tipo una trottola. Blade è diventato. Se lui smettesse di creare forme geometriche a buffo, cioè a random, e le facesse un po' più studiate. Donna mia favola però, eh. Cioè, ha conficcato. Dovrebbe fare la curatrice, penso che in 3 secondi... La demolitrice! Demolitrice, in 3 secondi avrebbe... Boh, successo clamoroso. Ma che succede? Che cos'è stato? Il radio è... Minchia, è arrivato fino a lui. Non c'è un minuto da perdere. Ma qual è il loro piano? Ti se andiamo avanti di questo passo, okay, non conviene nulla. Maestro Kakashi, si dia una mossa! È troppo lento, se continuiamo così lo perdiamo! Non ti preoccupare, tu sei il suo bersaglio, Naruto. Non vuole seminarti. Se ha già capito tutto, perché non mi dice come devo comportarmi? Come posso fermarlo? Non perdere la calma. Ho già in mente una strategia. Perché non mi dice come comportarmi? Ti avevo detto di non andare. Tanto per cominciare. Tanto. Secondo, per proseguire non mi dai mai retta, per cui inutile. Bene, tanto non abbiamo alcuna fretta, vero? Non ho capito quale strategia abbiano in mente, ma è chiaro che il ragazzino è uno sprovveduto. Ha capito pure lui. Basterà tenerli un po' sotto pressione. Ma com'è che sta manica? Sono in grado di mantenere la mia velocità. Sta manica in un episodio è corta, nell'altro episodio è lunga. Ehi, tu, fermati! Naruto, aspetta! Vabbè, prima che... Ma è inutile, non vuole ascoltarmi. Mica te lo catturano in minuti, pure se... Devo farla finita il prima possibile. Sai come distinguerli? Sì, è quello più accocci lui. No, è anche quello con l'auricolare. Ma io mi basta i guardi timidi. Questo è un incubo, eh. Perché non esci. Io proverei, cioè, a non fare niente. Cioè, ti giuro, io proverei a stare ferma a vedere che succede. Ma una certa io penso che ti odi da solo. Comincerai a insultarmi da solo. Ti giuro, sì. Penso che comincerà seriamente a insultarmi da solo. Che cazzo è? Ah. Collisione? Ma tutte queste energie che sprecano, sapendo che l'altro è identico. Questa mignola, mi prima o poi. Ma poi io vorrei sapere se i rotoloni, no? Funzionano come il metro, che una volta che lascia andare si dia. Ah. Che se no, ogni volta. Di due, aspetta un attimo. Ok. Ci avevo pensato. Rock Lee pare che sta ballando. La caverna sta crollando, ma non vedo nient'altro. Fossi loro io andrei a combattere un'altra parte. Ah!
fatto la caverna decapotabile. Sakura, sei fantastica! Neanche io mi lascerò sconfiggere, vedrai! Hanno distrutto tutto. In questa caverna, no? Non c'era quell'alien gigante, tutta la preparazione. Che fine ha fatto tutta quella roba? È andato via, non l'hai visto? Anche l'alien? Sì, sì. Finito il rituale, quello lì lo fanno scomparire. Ah, se lo portano via, quindi? Va via, sì. Ok, pensavo fosse nelle rocce, tipo, fosse no, non era parte grotta, dell'allenamento. No, non era la grotta importante. È in gamba, comincio a credere che possa farcela anche senza di me. Non esageriamo adesso. Pensare prima di conoscere il suonato era una piccola. Tradotto per gli amici. Kono tanjikan ni Sasori no kōgeki patan o mikiri hajimeteiru. Washi no hojō nashi de shūbun yareru hodo ja. Ma lo dico anche tutte le mattine con gli altri. Tsunade ha trovato un'allieva degna della sua fama. Sì, il problema è che sta solo difendendo, non sta attaccando, quindi prima o poi lei si stancherà. Ascolta, Sakura. Per i medici ninja essere abili nell'attacco non è così importante. Perché i medici ninja hanno un ruolo di supporto. Pertanto, durante la battaglia, sono le loro abilità mediche ad essere prioritarie e fondamentali. È sbagliato! Sapevo. Perché è più importante saper schivare un colpo. Un medico ninja non può assolutamente permettersi di essere colpito. Quindi le erano cresciuti i capelli e poi se li hai ritagliati? A quanto vale? Mi dici chi cura i compagni se il medico perde la vita? Adesso provo ad attaccarti seriamente. Così puoi approfittarne per allenarti a schivare i miei colpi. Guarda che non scherzo. Siete più su cazzo. Ci pensi che tua madre ha perso tutto il suo tempo a allenare lei? Ed è un Hokage. Cioè, ovviamente è stata una cosa buona, intelligente, utile, cioè... Però, da un certo punto di vista, lei è Hokage. Vabbè, ma tanto lei delega tutto a Shizuna. In realtà Hokage è Shizuna. Sì. Tipo il terzo Hokage, una volta diventato Hokage, non allenava le persone. I suoi allievi li ha allenati. No, vabbè, prima. Lui li ha allenati prima, però... Perché una volta volendo lo può fare. Se una volta diventato Hokage, sei piuttosto impegnato, soprattutto se non hai una Shizuna. No, sì. Questo per dire che ci credeva davvero in Sakura se ha perso tutto questo tempo per allenarla. Comunque, un medico non deve attaccare, deve schivare i colpi. Sempre lei che si è buttata avanti dicendo mi offro per combattere. Guarda che non schiaccia. L'unica. Sei pronta, Sakura? Signor sì, pronta. Mamma mia! Impara in fretta! Che sennò sei morta! Porca troia! Suonate, potevi andarci anche leggermente più piano. Sì, vabbè, è morta. Ma morti l'albero. Ma ritrovavi sopra la montagna. Davanti al nemico, chiaro? Non ha più il fegato. Non pregare! Costruire di non attacca. Devi seguire sempre i suoi movimenti. Prima dell'attacco, durante l'attacco e dopo l'attacco. Non perdere mai di vista l'avversario, mai. Anche se sei una principiante, saprai certamente una cosa. Tutti abbiamo una mano, un piede dominanti. Per diversi motivi seguiamo istintivamente uno schema fisso quando ci muoviamo. Quando un ninja diventa Chunin o Jonin, viene allenato per ridurre al minimo questo schema in modo da impedire al nemico di prevedere le sue mosse. Ma nessuno può eliminarlo completamente. Ecco perché è sempre possibile individuare il punto debole dell'avversario. E devi imparare a scoprirlo il più velocemente possibile. Solo in questo modo riuscirai a schivare i suoi colpi. Prima di sferrare un attacco, muove sempre le dita. Perché con queste governa i fili di chakra che gli permettono di controllare la marionetta. Deve essere quello il suo punto di vista. Quindi se gli taglio le dita, ho vinto. Non mi perde di vista un istante. Di questo passo ci vorrà troppo tempo. Temo che sarò costretto a consumare un po' di chakra. Non ho altra scelta. Stai capendo? Stiamo a dei livelli di così differenti. No, non ha senso. Lui finora e adesso campo ferrifero. Non si è stancato minimamente. Cioè, basta. Sei morta, punto e basta. Accidenti. E vabbè, abbiamo finito di fare.
Vabbè, colpire l'ha colpita. Sakura, sei viva. Non sei ferita, vero? No. Quello non è sangue, è vernice. Ti ricordi a base di cosa era il veleno di Campo? Quello che gli hanno levato? No, mi ricordo. T'avevo detto ricordatelo. È velenoso, non è vero. Per questo io dicevo, si sarà portato anche dell'antidoto, dato che l'ha fatto. L'ha creato. Portatelo. L'hai avvelenata. Non mi direi che sei sorpresa. Deve aver cosparso di veleno la sabbia ferrifera. Morta. Tra poco non sentirai più il tuo corpo e non potrai muoverti. Potrei decidere di concederti qualche ora. Ma basta. Ma non ho voglia di aspettare. Ah, ok. Povera piccola, sei spacciata. Ma vedrò mai il vero aspetto di Sakura? Sakura! Oh! Touché. Non gli puoi di incazzo. No, no. Qua non gli puoi di buon cazzo. È stato stupido lui. È stato un po' saccente lui qui. Qui mi dispiace. No, infatti qui non dirò niente. Dopo dirò altro però. Ripeto, potrò mai vedere la vera faccia di Sasori? Perché fino a ora gli hai visto il culo? No, fino adesso ho visto una marionetta, una maschera, non è la sua vera faccia. Allora non la vedremo. No, non ce la fanno vedere. Lei. Quel povero Kazekage. Vabbè, l'ha smontato, si ricostruisce, non è un problema. Sì, ho capito. Ma sperava di riposare in pace, probabilmente. Qui ha toppato lui, eh. Hai preso il muro, fratelli. Lei è tipo... Alzo le mani, signori! Anche perché poteva infilzarla con un altro spiedo di questi. Non c'è bisogno di mandarla a casa gaga. Ma è stato precipitoso. Comunque la base di ferro. Cosa? Il veleno di... Vabbè, immaginavo, però pensavo qualcos'altro. Ma va tutto bene. Magari levale la roccia di dosso. Ecco, appunto. Non capisco. Non dovrebbe più essere in grado di muoversi. Vuoi vedere che si è creato un antidoto in modo che anche se viene avvelenata sta a posto? Beh, nel caso ce lo poteva dire prima, così ci preoccupavamo meno. Ma com'è possibile? Pensavo di averla colpita con il veleno. Per il momento sto bene, ho usato un antidoto. Quando? Quando l'ha preso? Quando? In quale momento? Come hai fatto? È lo stesso che ho usato per Kankuro quando sono arrivata al villaggio della Ok, Sera. Ok, grazie, ha senso. Quello che sto dicendo io dall'inizio dello scontro. Beh, e ne avevo fatti tre. In natura ne abbiamo un solo tipo. Riuscirò a fare almeno tre antidoti. Tre antidoti, ma pensavo fossero tutti per Kankuro. Preparati tre. Una Kankuro. Per curare l'avvelenamento di Kankuro. Mi sono fatta un'iniezione di antidoto. Però gli effetti sono temporanei. Durano solo tre minuti. Che cazzo? Nel frattempo vengo colpita da altro veleno. Il farmaco trasformerà le sostanze tossiche in innocue proteine. Sono riuscita a tenerlo nascosto a Sasori. Non potevo permettermi di scoprire tutte le mie carte. All'ultimo momento ho tirato fuori la siringa. Purtroppo adesso me ne è rimasta soltanto una. Coraggio, la prenda. Preferisco che la tenga lei. Ma non capito, lei per tre minuti può essere colpita? Sì. Però adesso è guarita, non è che la deve riprendere. Non è possibile. No. Ha neutralizzato il veleno. Oramai sei spacciato, ma se ci tieni così tanto a sopravvivere... Quando dico che la vittima si ammazza e basta, non devi perdere tempo, perché poi la pini il culo. Ecco, hai fatto un errore. Anzi, hai fatto due errori. Cioè, se lui lo ammazzava, ma chi se ne frega dell'antidoto che... Boh, vabbè. Vedi, si sta scavando la posta da solo, forse è per questo. Cioè, la sua rovina sono sti errori. O è troppo precipitoso perché non gli va di perdere tempo, o si è lasciato lusingare perché penso che Kankuro l'abbia lasciato in vita per questo. Cioè, non so, fa sti errorini stupidi. Sempre perché è un po' megalomane. Cioè, no, megalomane. Ma artista, Italia. Sì, ma è molto... molto... cioè, se la crede molto. Non la crederei anche io se fossi Sasori. Però... che vita di merda. Stavo dicendo, poi andiamo a ricaricare le pile, che se la crede molto, si fa bene a credersela, ma allo stesso tempo fa degli errori di valutazione perché si
si crede superiore agli altri e sottovaluta tutti gli altri. Riusciremo oggi a non essere interrotti da qualsiasi cosa? Tolta, ci siamo preparati super bene, quindi dovremmo riuscire. Saranno le luci, saranno le luci dietro. Sarà il tuo telefono che non sono una regista. Cosa sarà il computer che si scarica per la quindicesima volta. Scrivetecelo nei commenti, secondo voi cosa andrà storto. Probabilmente verrà un terremoto, qualcosa che farà crollare l'intero edificio pur di non farci finire questa saga. Per me salterà proprio la corrente in tutta la zona. Così che non hai internet non possiamo vedere un cavolo. Non possono aver fabbricato un antidoto in così poco tempo. Persino io, che compongo da solo il veleno, ho bisogno di consultare la ricetta. Lasci fare a me, la prego. Intanto lui non le attacca. I benefici dell'antidoto durano solo 3 minuti. Dobbiamo riuscire a sconfiggerlo in questo lasso di tempo. In 3 minuti vuole sconfiggerlo. L'unico depositario di tutte le conoscenze mediche del villaggio della sabbia sono io. Neppure la vecchia Ciglio è in grado di preparare un antidoto efficace contro il tempo. Tranquilla, tutta roba del suo sacco. Tutta roba nuova. Solo per curare la nonna Ciglio ci ha messo forse 5-10 minuti. Quella ragazza conosce le tecniche di guarigione. Se ricordo bene, è un ninja del villaggio della foglia. Hokage attualmente in carica a Tsunade. Informato. Riconosciuta da tutti come un medico ninja di primo livello. È stata quella ragazza a trovare l'antidoto. Però è ammirato da Sakura, eh? Cioè, allo stesso tempo la sottovaluta e la schifa, però in qualche modo rimane stupefatto. Ti rendi però conto che lui con la marionetta del terzo Kage ci si è impegnato per un secondo, poi gliela distrutta? Cioè, fino a prima stava a giocarci con la marionetta. Ha detto, impegniamoci. Però ha abbassato la guardia e l'ha distrutta. Pensa se lui si impegnava, punto e fine. Tu hai detto il suo punto debole è proprio questa cosa che sottovaluta gli altri e si sente superiore. Questa sua saccenza lo porta a perdere. Sì, vabbè, mo vedrai il resto dello scontro, secondo me. Anche io quando gli do ragione, gli do ragione. Lì ha fatto una cagata. Ci sta che gli ha rotto la mano, ma è insensato come scontro comunque. Grazie Sakura. Grazie Sasori, ma non sta facendo niente meglio. E vabbè, ma rimargina anche te stessa. Già qui stava lo sciatore meglio. Sono tutte qualità che richiedono un consumo notevole di chakra. Potrebbe essere già arrivata al limite delle sue forze. Anche perché Sakura, a sentire quello che dicevano nella prima stagione, è normo dotata di chakra. Cioè non è che ha... Naruto ce l'ha sproposito già di suo a prescindere dalla volpe. Sì, Sakura ce l'ha normale. Era normale, però lo controllava la paura. Non ne spiegava poco. Ci ho messo un po' di tempo a decidermi, ma vedrete che spettacolo. L'ha divisa la bomba. Rispetto a quella di prima, queste creature sono più piccole. Forse perché così è impossibile colpirle con lo shuriken. A giudicare dalle zampe posteriori sviluppate, ho la sensazione che siano campioni di santo. Quindi le devo battere sulla velocità. Sono grilli. Ma le ha battute. Io ti giuro, finita la missione, mi ero venuto con un cavo di botte. No, non si preoccupi! Non so perché, ma prevedo qualche problema. Kakashi è un santo. È la pazienza fatta persona. Per il momento, sono riuscita a bloccare l'emorragia. Devo eliminarlo in pochi secondi, o sarà la fine. Passa all'attacco, finalmente. La vedo dura, però. Se la sente di affrontare subito il combattimento? Certo, figliola. Non la usa. Quindi lei è stata ferita, è stata graffiata, la nonna. Non l'ho capito ancora. Oppure vuole che lei si inietta l'antidoto in modo che se anche viene colpita non si vede. Non credo sia stata graffiata. Penso che Sakura voglia... se si graffia lo usa. Cioè, perché mi è sembrato che lei avesse nascosto l'antidoto. No, si è messo da parte. Ok. No, pensavo che Sakura gli avesse detto che doveva usarlo. No, non credo, non è pazzo. E va bene. Sì, venite. Bel colpo. Inculati? No! Mi pare di no. Non lo risultavo.
No, Murakashi. Bene, uno è sistemato. Adesso può fermarsi. A quanto pare siamo rimasti soltanto noi due. Dovresti essere contento. Fra poco incontrerai il tuo amico. Lotta fra biondi. Che ti succede? Non sei capace di mantenere il sangue freddo? Mi chiedo se sei davvero una forza portante. Lascialo andare, vigliacco! Fermo. Ah, fatto in fretta. No, non è possibile. Ero convinto che le mie creature ti avessero eliminato. Spiacente, ma quello che è saltato in aria non ero io. Dicevo io che era strano che Kakashi... Prossima volta, insegna ai tuoi animaletti come si fa a riconoscere il vero nemico da una copia. Ovviamente, sempre che ci sia una prossima volta. Fermati! Vale anche per te. Vedrai che riusciremo a recuperare gara. Ma adesso, calmati. Sotto un certo punto di vista, sono stupido pure quello di Naruto, Lui l'ha presa come una sfida personale. Io se dovevo fare bastardo, tanto Naruto mi segue, perché finché non becca gara mi segue. Io me lo porto dagli altri miei compagni. Ciao! Ciao, Bratella! Certo, che cazzo mi frega? Ma chissà dove stanno gli altri? Ma sì, ma di 7, 8, 9 persone, in altre due le trovo, cazzo. No. Perché? Perché deve prenderlo da solo. Ma lui già se ne è preso uno. Sì, ma non vuole lasciarlo stasso e non vuole lasciare gli altri. Sì, ma è corto di energie, c'ha un braccio fuori uso, è dal terzo, dalla lotta contro un gara. Sì, ma sono tutti individui presuntuosi che vogliono fare. Sotto un certo punto di vista sono stupido. Se lui fosse intelligente si riporta appresso dagli altri compagni. Forse è il difetto di tutti i cattivi. Comunque, secondo me dovrebbero invertire la cosa, Naruto e Kakashi, cioè dovrebbero far sì che sia lui a inseguire loro. Perché lui vuole Naruto, no? Se il suo obiettivo è Naruto. Sì, loro per cui Naruto dovrebbe capire che è lui ad avere il gioco in mano. Invece di inseguirlo, che tanto. Cioè, se Naruto fa marcia indietro, questo torna indietro pure. Ma infatti qua vince. Non dico che succede questo, dico che secondo me vincerebbe chi se ne frega. Chi bleffa meglio. No, proprio chi se ne frega. Cioè, se lui se ne fregasse al cavolo, se li porta dove vuole lui. E se loro se ne fregassero di gara. Lui se li. Cioè, loro, lui che segue loro. Cioè, loro dovrebbero bleffare e tornare indietro. La verità è che non è nel mio stile perdere tempo nel valutare la situazione, anche nei più piccoli dettagli. Io preferisco improvvisare. Sono di mentalità aperta e flessibile. Solo così riesco a esprimere pienamente la mia grande natura artistica. Cominciamo. È un avversario troppo pericoloso per te. Oltretutto, preferisce combattere a distanza. Mentre tu sei specializzato negli scontri ravvicinati. Per sconfiggere quel tipo di nemico esistono solo due modi. Il primo è di indurlo ad avvicinarsi e poi sferrare l'attacco. Il secondo è sfiancarlo in uno scontro a distanza e aspettare l'occasione giusta. D'accordo, allora quale metodo usiamo? In ogni squadra c'è bisogno di un compagno specializzato negli attacchi da lontano o di qualcuno in grado di utilizzare le arti magiche anche a grande distanza. Se nel gruppo manca uno di questi elementi, è impossibile sconfiggere l'avversario. Loro sono certo. Giusto tentenne. La situazione sarebbe diversa se tu avessi i poteri di Shikamaru. La smetta di girarci intorno. Lo può affrontare da solo, se ci tiene tanto. Sì, in effetti sono più scaltro di Shikamaru. E anch'io conosco le arti magiche per affrontare uno scontro a distanza. Se continuiamo a dargli la caccia, non ci concederà alcuna apertura. Quello che dico io. Questo neanche l'ha visto Kakashi da tanto. Non ha un collegamento col discorso sta scena. Forse possiamo cercare di creare un'apertura unendo le nostre forze. Se mi prometti che manterrai la calma, ti spiego come. Ho un piano. E dai. Non devo più commettere l'errore di sottovalutarla. A questo punto non ha senso usare altre marionette. Da quando sono entrato nell'organizzazione Alba non mi sono più messo in gioco. Chissà se funziona ancora. Pinocchio, sei tu? È impressionante. Il suo corpo non è invecchiato. Ha scelto una strada pericolosa. Che cos'è, un benzinaio? Io l'avevo avvisato, ma non mi ha dato ascolto. Ne è passato davvero tanto di tempo. Dall'ultima volta che ho usato me stesso. E vabbè. Così si è trasformato in una marionetta umana. Questo è il suo far sul serio, no? Non ha altre sorprese? No, mia.
C'è un elfo che vive dentro il zibo. No, divertivo no. Per questo gli ho detto che non vedrei mai il suo viso. Intendo a livello fisico, non ne ha altri. Mi sorprese. Cioè, non vedrò mai il suo fisico perché non esiste più praticamente il suo fisico. Ormai è tutta una marionetta. Ma dopo te lo spiegherò cos'è. Altro trauma per l'Italia? Che stanno combinando? Allora, se non ti decidi ad attaccare... Ok. In pratica mi rimangono ancora 2 minuti di immunità. Mo capirei perché il problema non era tanto la marionetta del terzo gang. È lui il problema. Devo costringerlo allo scontro ravvicinato. Cioè, se la usava seria era un problemone, però... Sono un po' preoccupata per Sakura. Non serve a nulla. Hai notato che in questo anime utilizzano sempre la stessa tipologia di armi? Cioè, non vedi mai uno che spara con proiettili, ad esempio, come se non esistessero proprio i proiettili? No. Lancia gli shuriken, il fuoco... Vabbè, gli elementi, quelli lì si usano, lui sta usando l'elemento fuoco. Eh no, per dire che ad esempio i fucili non esistono, quindi neanche lui che costruisce delle armi... No, non so delle ambientazioni. Sta sempre tutta una ambientazione. Sì. Io vi do appuntamento per le prossime puntate di Naruto, mi raccomando, come al solito, non perdetevele, lasciate like, iscrivetevi al canale, fateci sapere che cosa pensate di questo scontro, e noi ci rivediamo nelle prossime puntate. Da noi è tutto. Ciao. Salutami. Oddio, non stava a registrare là. No?